un secondo e cominciare al capitolo 8. Sei pronto a vedere una scena del tuo personaggio? No, dai, E poi la no. strega. No, è ovvio. Anche qua ci sarà. Ah, è finito il capitolo! E non premerò nessun tasto, come prima con Ryan. Cacchio? Scusa? Sì, infatti, non ho capito. Questa è la sezione di polizia. Questa è la mamma. È la mamma, è mamma Hackett. Quindi abbiamo un nuovo ospite. Qui è completamente pazza, ok. Ti piace il mio odore? Forza, dammi un morso. Andiamo. Imbecille d'un animale. Non è la stazione di polizia, che posto è? Beh, oddio, stazione di polizia con le gabbie elettrificate che sembra. No, ma poi ci sono Lasciatemi! delle pie. Cazzo, mollatemi subito! Lasciatemi! Chiamo la polizia. E se non fai niente? Non niente, non farà niente. Spero. Quindi c'è il non dire nulla alla fine, dai. Quando è a Ok. E poi ci sono tempo. le pietre, è proprio un. È un bunker praticamente. Fanno due, Bobby. Ho fatto un verso con la bocca che sembrava un pedo comunque. Il fatto è che se quello accanto a Emma non è stata Ehi, dove morsa, andate? o ci siamo persi il morso. Emma, sarà coso. Chris. No, Chris. Il ragazzo. Merda. Come si chiamava? Dylan. No, Ryan, come cazzo si chiamava? Quello che si è Ah, sì, è trasformato! vero, è lui. Scusa, scusa, scusa. Non mi viene. Vabbè, sono le due, ragazzi. Di notte. Guarda, poco musica. Adesso, giusto per togliere la monetizzazione, ci mettono la musica a caso. Altro, sarebbe stato carino se fossero un po' diversi, magari, per riconoscerli, tra Sì. virgolette. Quindi niente, sta là. Ah, ok, ecco dove siamo. Ok. Dove siamo? Ah, sotto! Sotto. Ok. Te l'ho detto. Vabbè, però adesso magari Che torniamo ratto tu. impiccione che sei! Mi si è aperta una Perché carta. ficchi il naso dove non dovresti? Non credere a tutto ciò che senti. Comunque, eccoci di nuovo. Vediamo cosa mi hai portato stavolta. Il carro. Alle redini di un carro ci sentiamo tutti più al sicuro, in controllo, contando sulla determinazione per fare le nostre scelte, valorosi, ma alcune volte sciocchi. Molti cercano rifugio nei carri, ma probabilmente in certi casi non sono così al sicuro come pensano. Ecco la stessa domanda di sempre. Mi permetti di mostrarti di più? Bene. Tu mi hai fatto morire il poliziotto comunque. Non è vero. Per me è molto interessante di dire Mi mai, vedrai sì. ancora un paio di volte prima che la notte finisca. Io ti aspetterò, fin tanto che tu seguirai la giusta strada, ovviamente. Attenzione, attenzione, attenzione. Dai, tocca a te, Ah, oh, tocca a te. incredibile. Dai, dai. Attenzione, all'ultimo sangue. Eh sì, siamo lasciati in una situazione un po'. Dov'è Chris Hackett? Zitta. Wow, grazie.
Ragazzi, ha ammazzato Kaylee! Ma ne abbiamo già parlato! Non ha ammazzato Kaylee. Ryan, sei un coglione. Cioè... Chiudi il becco! Chiudi Hai detto il abbastanza. Becco. Ok, allora parla tu, di quello che vuoi. Ryan, non stai esagerando. Pensa a tutto quello che è successo stanotte. Aspetta, hai sentito piangere una donna mentre fuggivi? Sì. Cosa sai? Niente, è soltanto un podcast. Io pensavo c'entrasse con... Bizzarro e buona fede. Sì. Sì, l'ho sentito alla stazione. La strega di Hackett's Quarry, giusto? La donna nel bosco. Cosa c'entra con la polizia? Chi lo sa? Magari non è solo una leggenda. Merda. Prova a guardarti intorno. Sì, vabbè, questo titolo ogni tanto hanno le crisi. Quello che sta accadendo ad Hackett's Quarry ha radici molto antiche. Adesso io mi avvicino e tu mi ridai quell'affare, ok? Su. Allora. Dove vive Chris Hackett? Quando non è al campo, intendo. Cattivo. Cattivo, attenzione. Cattivo. Cattivo. Ryan. Se lo sapessi non te lo direi. Che maturità. Ecco. So che non è nella cantina e non posso continuare per sempre a cercarlo nel bosco. Mi serve una pista iniziale. Ma io non penso torni io a casa da quella casa inquietante oltre il bosco. Io non penso che torni a casa da trasformato. Comunque. Dai! Cosa? Senti, forse c'è un altro modo. Non ci hai mai pensato? Ho passato il mio ultimo mese a non pensare ad altro. Senti, quando sorgerà il sole dovrò aspettare fino alla prossima luna piena. Così anche Max e tutti gli altri che ha morso. Questo non è un problema nostro. Prova a chiederlo ai tuoi amici nel bosco. Ti sei scordato di Nick? Ok, avvicinatevi di più e vi laviamo. Ryan, usciamo da qui. Non c'è più tempo. Se non riesco a trovare Chris Hackett, molte altre persone potrebbero finire male. Vengo con te. Cosa? Già, stavo per dirlo. Ti dimostrerò che Chris Hackett non c'entra niente con questo. Ci ha detto lui di rimanere al chiuso stanotte, al sicuro. Chi se ne frega? Chi se ne frega tu? Ecco, niente. Finiscila. Finiscila tu. Bene, fai come diavolo ti pare. L'hai visto con Nick. È stato morso. Mi si è collegata un'altra scena in base alla scelta. E andrà tutto bene. L'auto della polizia è rubata. Dov'è? Quello all'ombra, perché potrebbe essere morto probabilmente. Esatto. Non lo so. Era un'auto della polizia rubata. È la solita situazione. Provate a sistemare il furgone. Trovate un posto sicuro. Quanto ti rimane? Madonna, sti personaggi che salvi ma non fanno niente, non perché so. Non se non nella scena esatto. Magari importante. Allora sbrighiamoci. Cosa ne pensi? No, la cosa più bella è stata lo so, in... lo so. E cos'era? Little Hope? Sì. Mamma mia, che meraviglia. E vabbè, ho capito. Vabbè. A posto. È la strada giusta? Credo, sì. Credi o sei certo? Perché mi hai preso per una guida? Scusami, ci sei mai stato prima? Ecco, no, no. Ma seriamente? Ne so tanto quanto te. Poi scusami, lei ha detto dovrà aspettare un mese, ma è stata morsa. E che cazzo dice? Conosci bene Chris Hackett? Mr. H, credo di sì. Non ha più tempo. Ma sei prossimo di trasformo pure lei. Strada giusta? Patti. Quando sono arrivato al campo avevo dei
problemi seri e Mr. H mi ha aiutato. È un bravo uomo. Tu non lo conosci? Non sai niente di lui. Ok, ok, cazzo. Che lecchino. Perché fai così? Potrei chiederti lo stesso. Intendi? Te l'ha appena spiegato. Dimmi, perché sei qui? Non voglio che tu lo uccida. Non lo voglio neanch'io. Io devo uccidere un licantropo. E sia il caso che lui lo sia, purtroppo. Invece no. Invece no. Gesù Cristo. C'è stato un invece sì che non è mai stato pronunciato. Sì, no, sì, no, sì, no. Che abbiamo appena... qui lui è andato in denial totale. Sì. Eccola, casa Hackett. Quindi vive in una casa di campagna con la sua famiglia di zotici di campagna nella campagna del culo del mondo. Che posto è? No, ma ci vive sua madre, credo. Mai stato, ma... Se cerchiamo risposte, beh, credo convenga iniziare da qui. Ok, ma come ci entriamo? Che intendi? Come entriamo nella casa? Che ne sai, questa è una bella domanda. Forse non si può. Va bene. Va bene, proviamo l'altra strada, dai. Senti, capisco che Chris sia tuo amico. Se ci fosse un altro modo, io te lo direi. Certo. Sì. Allora, Chris è un bravo uomo. No. Qui non si tratta di buoni o cattivi, Ryan. Ma come fai a non avere dubbi? Se adesso do ascolto alla coscienza e mi faccio frenare dai dubbi, sarà molto peggio per tutti. Credimi, se hai un'alternativa, io ti ascolto. Dove stai andando? Il tempo stringe, ricordi? Deve esserci un'altra via d'accesso. Ti ho preso! Sto per cedere! Ti ho preso! Okay. Ok, no, perché? Okay. Ti ho preso è come il lavati. Hanno tradotto qualcosa! Cazzo. Stai bene! Ma che caduta Laura. Folle è stata! Eh sì, le sta partendo un po'. Insegue il tuo odore, ma l'acqua pura teme. Oh mio Dio, Laura. Gesù, Maria e tutti i santi. Eh sì. Ah, giusto, non un altro mese. Aspetta un po'. Eh no. Ma che fai? L'occhio, calma, l'occhio. Guarda. Infatti. Che occhi grandi che hai, nonna. Oh, Gesù. Non ci credo. I miei occhi sono gialli. Definisci gialli? Cazzo. Ci rimane poco tempo. Ne è valsa la pena, visto, è guarita. Esatto. La carta, sicuro. Dai che c'è la carta. C'è una cassetta c'è magica. C'è una cassetta con la carta dentro. C'è una cassetta messa lì. Esplosiva. Ah! Sarà qui dall'epoca della vecchia cava. Ah. L'oggetto dimenticato dal minatore della cava, abbandonato alle gallerie, la lettera di pignoramento al suo interno indica che si trova qui dagli anni 30, perfettamente conservata. Può darsi. Ok, tra l'altro c'è di nuovo una miniera. C'era, c'era pure nel Till Dawn questa cosa della miniera. Wow. Gentile dipendente, sono spiacente di informarla che i suoi servizi non sono più richiesti da Cascorri. È mia intenzione riportare l'area della cava centrale alla sua bellezza naturale attraverso l'allagamento e la formazione di un lago artificiale. Provvederò a pagarle quanto dovuto fino al termine della settimana corrente, dopodiché devo chiederle di lasciare il sito. Desidero ringraziarla per il lavoro svolto finora e le auguro il meglio per il futuro. Cordiali saluti, Septimus Hackett. Il bastardo spirorcio non può pagarci. L'ultima volta che mi fido di un Hackett. Non può pagarci. Ok, vabbè, quindi ha mentito. Ok.
Dove li ha trovati i vestiti lei? Vabbè. Attrezzi. Questi risalgono ai tempi della cava. Questi attrezzi arrugginiti sono resi dei giorni di gloria degli Hackett, prima del pignoramento della miniera. Ma dai. Però c'è una cosa, aspetta. Nessuno viene qui da anni. Lei ormai lo ignora, ha capito che non è il caso di... Nessuno viene qui da anni, però le luci sono accese. Comunque, vorrei fare presente. No, visto che sono apparse... Vedi. Allora, questa è la foto sbiadita del tempo degli anni 70. I due ragazzi fotografati erano Hackett. C. Hackett e T. Hackett. Chris e Travis sono fratelli. Ok. Laura ha rubato l'auto della polizia per fuggire e poi l'ha abbandonata nel lago. Deve aver lasciato le chiavi sull'isola insieme a Max. Ti ricordi che hanno trovato le chiavi? Qua c'è roba che non abbiamo trovato. Ok, questo è il podcast soprannaturale. I tizi del podcast Pizzarro e Bonafide avevano scoperto qualcosa. Wow, davvero? Ok, va bene. Laura e Max sono stati rapiti da Travis mentre Chris ha provato a insabbiare tutto segnalando la loro assenza al campo. Ok. Ok. Basta. Sa che devo fare il giro prima di... Potrebbe esserci una carta. Perché le scendono così lente le scale? Niente. Dovevo provare. Più che altro mi dispiace perché non c'è completamente l'aria. È pulitissimo, è tutto pulitissimo. Hai sentito? Lei. Chi? La strega di Hackett's Quarry. Forse così fa molto ridere. O guidarci. Va bene. Ok. Madonna santa. Dai, levati dalle palle. L'avranno sentito? No, è impossibile. Questo posto non è per nulla norma. Beh, se la norma impone che tutto quanto debba cadere a pezzi, ma direi che è perfetto. Che cazzo di dialogo è? Dai, forza, muoviamoci. Ciao. Se l'orario in cui... Attento, oh, Cristo. No, ancora non è in coma, Mi sta guardando a testa in giù. Ed è tutto da un'altra prospettiva. Sono proprio stronzi in realtà. Ma che razza di posto è? Una miniera. La miniera più pulita della storia, più che altro. Un po' arrugginita, ma sicuramente... Oh, cazzo! È quasi ammazzata, cioè... No, più che altro non era il momento di sorridere. Mi è venuta un'improvvisa voglia di hamburger. Sei inquietante. Ah, no, forse si stava iniziando a... Sì... Che inizia a sorridere, sta andando, tipo, sta partendo, non lo so. Che ha sentito un profumo di carne umana, tipo, è venuta voglia d'hamburger, capito? Gli è caduto addosso, ha sentito il profumino, sarà profumatissimo in questo momento. Oh, cavolo, è alto. Wow. No, non puoi toccare. Tu credi... Che qui con noi ci possa realmente essere qualcosa. Sì, ma la freschezza con cui l'ha raccolta. Un ammasso di carne sfregiato o maciullato, ho capito, ma non l'afferri come se fosse un gattino, cioè. Che schifo! Questo posto non è abbandonato come pensavamo.
Vabbè, Come l'ha raccolta? ok. Ce la raccogli, beh, ma una tavoletta di cioccolato. Cioè, dentro dove una tavoletta di cioccolato per terra la raccogli così. Infatti, mi aspettavo se la mettesse in bocca, cioè, Infatti, perché. anch'io. Scende parecchio. Oh, e se uno è già dentro? Hai ritrovato il senso dell'umorismo? Ma che cos'è sto capitolo Non lo cringe? so, è se, questo, boh, questo l'ha scritto. Insomma, che tipo sei? Man of Che vuoi Medan. dire? Sì. Quell'aria misteriosa e perennemente annoiata non si sposa con quel sentore di adoro il direttore del campo. Quindi non rientro nei tuoi parametri, intendi questo? Non ho capito. Vabbè. E in quali rientri allora? Niente, fa niente. Fai sempre così? Come? Cominci una conversazione e poi ti ritiri immediatamente dentro al tuo guscio. Magari non mi va più di parlarti. Oh, wow, che fascino! Aspetta che indovino, sei single? Sì, Questa perché? è uscita fuori dalla No, Darkness niente. Scientology. Di qua, c'è una luce. Oh, cavolo. Puoi sempre rimanere qui, come vuoi. Qualcuno mangia molti spinaci. Allora, vuoi entrare prima tu nella bella galleria che cade a pezzi o vado io? Sembra, visto come ha tirato su la trave, direi che doveva andare prima lei, però è andata avanti comunque lui. Sono stata bravissima a sto giro. Esatto. Ma potrebbero essere tre, eh. Nah. Vista la velocità con cui li abbiamo presi, e c'è tutto il capitolo, mi sa di sì. Anch'io ho pensato prima che fossero tre, ma. Un Interessante. attimo. Guarda quello, come si è messo. Questo fa tanto Until Dawn comunque. C'è una cosa bellissima di Until Dawn che devo farti vedere. Vabbè, devo ripensare, c'è una cosa bellissima del tinto. Allora. Attenta, schegge. Grazie, sto bene. Ci siamo imbucati alla festa. Alcol del proibizionismo. Qui contrabbandavano rum. Quindi le bottiglie hanno almeno 100 anni. È ancora buono. Buono? Direi vintage. Gli Hackett erano contrabbandieri. Ci sta? Avranno iniziato quando ho chiuso la cava. Forza, torniamo al presente. Chiuso proprio bene per esserci ancora, così da dove non sono botti. Sarà buono, immagino. Dici che ci siamo? Non saprei, mi sono completamente perso. Per perderti dovresti sapere dove in Anch'io. partenza, dove andare, no? Andiamo. Ma lei quando è che si è fatto il sangue? Scusami. È apparso a un certo punto. Quando è che si è fatto il sangue lei? Non si è ferita. Vai, Caitlin. Ah, Oh, andiamo un finalmente po', fa sì. qualcosa. Sì, è stata lì a vibrare in un angolino. Vabbè, comunque di cosa lì se lo sono scordato, come si chiamava? Abby, come si Sì, chiamava? no, Abby, un incredibile, cioè. secondo, diceva, vabbè, È qui che è successo? Attenzione, parla. è complicato. Cavolo, l'ho sempre trovata molto intima. Ah sì? Davvero? Sembra un rifugio nella neve. Che idea fritta. Quanti dono? Non hai mai fantasticato di rimanere bloccato in un rifugio durante una tormenta? La funivia è rotta e avete un solo modo per scaldarvi. E quando il cibo finisce, non c'è altro da fare. Che strana fantasia. Forse si realizza. Sì.
si realizzerà. Va bene, non ti racconterò mai più della mia vita immaginaria. Sono queste le cose che succedono nella tua vita immaginaria. Non è così strano. Sì, che è strano. Non più strana di questa situazione. Sì, devo dire che non hai tutti i torti. Continuo a pensare a quello che è successo. Almeno tu. Cazzo. Oh, sistemiamo il furgone, ok? Sì. Tutta colpa di Jacob. Esatto, se vabbè no, lei lo ha secondato, eh. Lei lo ha secondato. Comunque apprezzo che ancora questo discorso non sia uscito, perché a questo punto li metterebbero le mani al collo. Adesso potrebbe uscire, perché lei teoricamente sa che qual c'è? È il problema, comunque, del furgone. Ah, sì, c'è Emma dentro il furgone. C'è qualcosa dentro. Sì, vabbè, se fosse un licantropo non si sarebbe chiuso la portiera dietro, comunque, no? Cos'è? Io... Jacob! Emma! Oh, ti caghi comunque, perché c'è... Ma stanno... certo, certo. Stanno... Apro la porta. Io non lo farei. Stanno... Ah! Ah, Dio santo. Quando ci ha mosso, non è vero. Però come... No! Ma vedete che se... Allora, non è niente, ci avrà mosso... Ci avrà mosso... Siamo morti, no, ci avrà mosso Saran quando persi. Hai fatto... Quando hai fatto... MCK deve saltare subito. Subito hai provato ad arrotolare. Sì. Fatti sotto, stronzo! Fammi sparare. Minchia, deciso. Non vuole che è più di una possibilità. Ma sì, ma perché fai così e fa buh buh buh. Sì, è super sensibile. Ok, devo fare... Minchia, per superare questa cosa devo fare due volte sparare. Ah, ok. Oh, sono superato io, però. Beh, alla fine se sono animali penso che comunque gli fa male. Certo, dovrebbe fargli male. Vabbè, quindi è mandata. Ok. Puoi ripararlo? No. Mi mancano dei pezzi. Tipo la spazzola rotante. Tipo. C'è un deposito qui vicino. Tipo. Quindi al caso. Puoi ripararlo? Beh, non te lo prometto, ma questa è... La nostra speranza. Mi sembra un po' azzardato. Perché hai di meglio da fare? Non morire? Sì, piacerebbe anche a me. Per questo voglio andarmene. Ok, anche se quello che dici è logico, e ha senso, non sono ancora del tutto convinto. Quale percorso? Non è morto nessuno. Dai, giochi tu, sono morti tutti i miei, cioè. Ancora un po' proprio parlare. Ti sei aggiunta l'ora. Cos'è stato? Non ho capito. Ti sei giunta l'ora. Cos'è stato? Ah, sì, sì. Oh, niente, abbiamo ospiti di sotto. Basta con gli spargimenti di sangue. Ok, quindi lui sta bene. Sta benissimo. Si è salvato. Visto? Tu che cavolo hai fatto, piuttosto? Oh, è una lunga storia, ma... Le tue sono sempre così. Vai! Oh, in piedi! Seduto. Ordini contrastanti, ma... Beh, capisci anche come sono cresciuti. Silenzio. Tu fai silenzio. Però Bobby, chi è? Non è fratello. Che cos'è? Io non voglio sapere... Forse... Aspetta, spippola subito. No! Di qua, forza. Aspetta. Spippola. Cioè, hai fatto vedi, dovevi fare il bivio. Esatto. Vedi che sono tre, almeno tre. Cioè, spippolamento qua. Un antiquato distillatore di rum, probabilmente dei tempi del proibizionismo. Una reliquia del passato, della famiglia Hackett. Una vecchia distilleria. Gli affari andavano bene.
Comunque mi sembra una signora casetta, eh. Non è che hanno proprio... Ma questi erano ricchi sfondati. Le. Che? Qua. Ne sai, poteva esserci qualcosa. Il mio istinto da gamer. Andare indietro. Cioè, nel senso, vai indietro. Questo è il percorso principale. Lo so, appunto. Madonna. Vedi? Cioè, quattro carte. Quattro carte. No. Non andarci subito, controlla. Guarda, qui, c'era un'altra strada forse. No, quella cosa lì cos'è? Niente. Vedi che ci sono cose. Sì, ma non stavo andando diretto. Stavi andando diretto. È vero. Sì. Che testa aveva? Bobby. È Bobby. Sì, è Bobby. Chi è Bobby? Io non voglio sapere chi è Bobby. A livello di parentela abbiamo capito che è Bobby. È un clone. No, potrebbe... Cioè, allora, sicuramente non è figlio di Travis e Chris. Può essere che l'ha avuto magari... Ah, ma siamo già qui. Sì, per questo ti ho detto di stare attento, Attento! Tutto ok. Che bello, scivolava. Dava una culata fortissima. Vabbè, qui dobbiamo fare partire il fuoco, ovviamente. Hanno messo l'alcol, la distilleria... C'è la roba per terra, le fucile, vabbè. Più che altro la signora ha detto abbiamo ospiti, ma intende chi? I tizi in gabbia? Penso di sì. Ehi, sono Ryan. Cristo, che ti hanno fatto? Quale gabbia? Che cazzo sta facendo? Fermo, Ryan, no! Ah, la gabbia sua! Cristo, ma che diavolo gli fate laggiù? Non è niente, li teniamo al sicuro come abbiamo provato a fare per tutta la notte. Cos'è stato? Non è divertente. Zitti! Ok, devi tirarmi fuori. Come? Ti prego. È elettrificata. Ascolta. Svegliato adesso. C'è un pannello, laggiù nell'angolo. Con gli interruttori, ok? Ho visto questo tizio. Quello del bosco. Che lo usava. Capisci che se lo fai può uscire anche l'altra cosa, sì. Perché sei qui, Travis? Non stai fuori con gli altri? Come dicevo, è tutta la notte che badiamo a quei ragazzini. Ma... beh, che lì... È morta. No. La stanno portando qui. So che ti manca qualche rotella, ma non può morire quando è in quello stato. Proiettile d'argento. È morta, ma... No. Dannazione. No, non mia nipote, la mia unica nipote, mia Kaylee, la mia piccola Kaylee, stupido pezzo di merda, la mia piccola Kaylee, maledetto, che gli hai fatto? Ti hanno morso. Ma è pazza. Laura. Che cosa hai fatto? Hai ucciso Emma. No, Emma. No, infatti non è... Nick. Si è spawnato. Ehi! Lasciala! Ehi, ma! Manda giù Bobby! Ma...
Sta arrivando Bobby e la si musica. Mette, si mette il cappellino. Sicuro. Mettiti il cappellino così ti a rallenti. Sì, Madonna, ti prego. Ti prego. Cos'è la musica d'ingresso di Bobby questa? Altrimenti... Sì. Arra, dai, cammina, Bobby, facciamo niente. Beh, dove c'è Bobby? Che cos'è sta musica? Così a caso. Ho dovuto salvare il nostro amico se la fermavo però. Può essere. Sarò molto confuso da cosa sta succedendo. Una pessima idea di regia e una roba che non c'ha senso. Ah, è finita. Rieccoti. Ah, finita subito, è durato poco. Ok. Spero che tu mi abbia portato altre carte. Forse con quattro carte il flash forward sarà incredibilmente lungo. No, devi scegliere uno. Ne scegli uno, non te lo ricordi, devi scegliere la carta. L'imperatrice. Guardala. Chi è in cima cade più rovinosamente. Che peccato. Allevare piccoli mostri solo per vivere abbastanza da vederli ucciderti. Ma si merita questo ed altro. Gli amanti. C'è armonia nel dissapore, portata alla luce soltanto da scintille di passione. Il sangue scorre dal cuore, quasi lo assapori. E assaporarlo potrebbe salvare la vita di qualcuno. Ah sì? Ah sì? Piano. La ruota della fortuna. Dopotutto, la fortuna è solamente un giro di ruota. A volte bisogna correre il rischio. Il karma opera per vie misteriose, ma aiuta coloro che prestano attenzione. Osserva da vicino. Sebbene la ruota giri, uno sguardo acuto può dire dove si arresterà. L'imperatore. Autorità, paternità, strutture fatte per crollare o no? Come cadono i potenti e gli imperi insieme con loro. Falli sanguinare, lascia che si facciano a pezzi. Ha un piccolo leggero risentimento lei. Beh, dettagli? Allora scegli il possibile futuro che ti interessa e osserva bene. Prova a scoprire un po' di chiarezza nel caos. Va bene. D'accordo, sceglierò l'imperatore. Quello è nonno... No. Vai, hai ancora tempo. Sii prudente, sii molto prudente. Hai ancora tempo. Chi è che parla con questo? Hai cliccato tu? Ah, ok. Ci sei mai stata? La matriarca. Al deposito? No, ho visto il cartello venendo al campo. Perché non seguire, tipo, la strada principale? Perché non è questa? Noi siamo qui, sul terreno degli Hackett. La strada è quasi a 2 chilometri di là. Scusa, com'è che io so tutto e tu invece no? Sì, era sicuramente il ragazzo. Quindi ti ricordi che l'avevano afferrato sulla trappola? E poi almeno altre 3 o 4 ore per raggiungere qualcosa? Quindi niente, l'avrà ammazzato. Sì. Esatto. Cos'è stato? Se la fermavi, lui tornava normale quando moriva Chris. O ancora meglio. Beh, Silas. Temo che dovrò abituarmici. Cosa? Cioè qualcuno sarà un gran fico. Ti chiameremo Cadilanuncino. Cadilanuncino. Nessuno mi tratterà più come prima. Forse qualcuno no, ma si fotta. Ma è fortuna la tu sinistra. Usciresti con uno senza mano? Non è la mia opinione che ti preoccupa. Ho perso un'occasione. Su che senso?
quando al falò eravamo in tre stasera, mi sbaglio o stava per succedere qualcosa? Forse il prossimo anno, no? Beh, sempre se superiamo questo. Solo che succede. Tu hai percepito ormai, almeno ma... sappiamo qual è il suo tipo. Carica erotica, non coraggioso, no. Eroico, benda sull'occhio. Un pirata. Magari gli piace essere abbordato. Là. Che poi penso col fucile avresti avuto un'altra ferita, ovviamente. Mm-hmm. Cazzo. Calma, è un sensore. Tutto ok. Almeno credo. Ehi, lo steampunk è tornato. Dai, di qua. No. Vabbè. Mi sa che... Mettimi giù! La luna è cambiata completamente. Più comunque. Volte. Basta al cielo. Ti spacco la testa! Sì, ma levate le fucile! Ma al fucile! Cosa? Dobbiamo calmarci un secondo. Non puoi sparare al buio, cara. Sì che può. Come no? È un fucile. È un fucile. Perché non gliel'hanno tolto? Perché non hai sparato su? Cos'è questa scena? Presa. Sì, ma ha messo... Pagherai per la morte di Kaylee. Spara. Giù le cazzo di mani. Che ti aspettavi, signora? Non puoi sparare al buio. È un... Bellissimo, comunque. Fighissimo. Però è un fucile. Fermatevi, basta! Constance. Ma che cazzo succede qui? Rispondi. Rispondi. Cara, ti prego. Rispondi. 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 Ma perché queste ultime scene sembrano essere... Sì, è stato un calo. Ubriache. È morta. Eccola, Bobby. Ma quindi pure fratello. Mamma è morta. Tu. Io ricaricherei il fucile. Ah, di sì, no, più che altro sono. No! Ce l'hanno questa... trascinata senza disarma. Quindi lei si è fatta tutta la miniera fino a sopra col fucile in mano. Nessuno gliel'ha tolto. E nella testa della signora prendere il fucile in quel modo, che chiaramente una sì, perché no, chiaramente una signora anziana. Tutti ostili. Un fucile che ha una rosa. Esatto, non puoi sparare al buio. Ma io sparare al buio. Io sparo in avanti, io sparo non in è avanti, una pistola. Mi colpisco tutti. Infatti, non è una pistola, capito? Ti prendo. Ma poi è una signora anziana. Cioè, avesse fatto Bobby ancora, dice sì. Che non mi sembra molto sveglio. È comunque è forte. Per cui. Ci sta, vabbè, che fa la cazzata. Sì, spegnere la luce, che stupido. No, ma nel senso, magari afferra il fucile sì, così. Ma signora, cioè... questa è una minchiata atomica. Madonna, ma qua c'è stato un calo incredibile. Ma nemmeno la paesana. Ma dalla, idiota, cioè... da quando sono caduti di sotto, si è caduta tu. Cioè, boh, vabbè, ho capito, ma vabbè. Va bene. Cioè, fammi capire un secondo. La non matriarca, cioè, la sceneggiatrice. Cioè, qual era l'idea loro? Che non dovevo sparare, dovevo... E là hai fatto bene, cioè. Non so neanche dove cercare. Non so dove... No, vai. No, era per capire dove potrebbe essere... Non è apparso per questo scelto. Sì, è apparso per questo okay. Scelto. Basta, basta proteggere gli altri. Travis. Spara ancora. Non ti batti, via. Ha lasciato il fucile. Non so dove c'è il fucile. Aia. Mi infila tutto. Minchia! Con che freddezza ha fatto questa cosa? Ma l'idea, questa roba. Che sta succedendo in questa storia? Che succede? Cazzo!
Perché sei... Ok, no, non va bene. No! No. Assolutamente no. No, resta dov'è. Assolutamente resta dov'è. Bene, ora camminiamo col coltello. Adesso camminiamo col coltello e cerchiamo i tarocchi. Ci mettiamo ad analizzare tutto. Adesso mi sembra il momento perfetto. Esatto. Ecco, leggiamoci i bigliettini. Tocca tutto. E l'altro figlio? Quello, l'altro figlio di Chris? Forse non c'è. Ah, lettera di Katie. Lettera di confessione. Indirizzata alla nonna. Ma non puoi... E deve andare alle prove. No, 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 sì. No. Se l'è messa in tasca. Ah. È una prova. Non te la fa. Non è leggibile. Non è leggibile, e vabbè. Perché non sa leggere, Ryan. Guarda, posso capire che in questo momento non abbia voglia di leggere. Sì, però. No, ricontrolla. Non mi fido. Riapri quel cazzo d'armadio. Niente? Niente. Okay. Boh. Forse in un altro percorso avremmo trovato qualcosa. Può essere. Se non sparavamo, cambiava qualcosa. Ma ci manca no. Solo che una stronza ci smette a toccare il fucile. Stiamo no, scherzando. Più che altro continuo a non capire come è possibile che l'avesse. Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente poteva pure darsi che magari... Cristo, no. Ma che cos'è? Il vaso da notte. Sì, ho capito, lo stronzo di un elefante quello. Sarà stato grosso così. No, la signora aveva da fare. Sì, ma con che sfintere anale produce una cosa del genere, Bobby. Perdonami. E sarà stato di Bobby, sì. Stava camminando come uno zombie comunque, Ryan, eh. No, dicevo, magari se fermavi Laura prima... Se fermavi lui prima... Poi c'è stato tornato indietro. Blocca la porta. Non penso funzioni molto bene come bloccare la porta, eh. Attendiamo, si prende tempo. Non si blocca così la porta. Non si blocca così la porta, Ryan. Ma Ryan, ma che cazzo fai? Blocchi la porta? Io sì. Appoggiando non la sedia. Non potevi saperlo, non potevi saperlo, ok? Cioè no, non devi aprire. Cioè, basta. Non serve aver visto dei film per sapere come si blocca una serratura. Diciamo, magari con, se bloccavi Laura dallo sparare. Sì. Magari lei non aveva il fucile. Ah. Non aveva il fucile, non poteva... Perché lo levavi tu, capito? Certo. Non puoi nasconderti in casa mia, stronzo! Stronzo tu! Ecco, lo sapevo che io lo dicevo, lo sapevo. È successo. Però già mi dici, ok, it's questo... It's gone, old Devil May Cry, cioè... Non so che cosa è successo qua. E niente. I dialoghi sono andati in vacanza. Sì, ma anche il senso degli eventi. È partita la sesta stagione di Game of Thrones. Da chi? Dal vecchio di merda. Dal vecchio di merda. E io dovrei scappare dal vecchio di merda. Avrà un fucile, spero, perché... Ha la pistola. Ma scappa. Scappa. Nasconditi. Questo è un... Dai, superpoteri, salta! Esatto.
C'è stato un cambio di scena totale comunque. Te l'ho detto, hanno finito lo source material. Se non lo so, gli ultimi capitoli hanno avuto una sincope. E Jacob dov'è? Non scappa più. È ancora lì. Qui non scappa più. Adesso sono tutti i pulsanti. Tutti i tasti del pianoforte. No. Ti prego. È importante. Cioè, se ti danno questa scelta... Scema. Non è possibile. Perché? Scorreggi? Sì. Scema. Cioè. Ci sono orsi qui? C'erano orsi, forse. Le spoglie del valore degli Hackett nella caccia. Strano che non abbiano coperte fuori i proiettili e le ferite. Forse serve a ricordare che questi animali sono morti del tutto. Va bene. Forse c'erano gli orsi. Per quanto continui a pensare che un orso, uno di quei cosi, lo distrugge. Poi dipende dall'orso, eh. Sì, sì, sì. Però, cioè, non mi sembrano particolarmente intelligenti. Cioè, se fosse una forza dell'orso col cervello di un essere umano, vabbè, o quasi, sì, lì sarebbe pericolosissimo. Ma non è questo il caso, per cui dico... La lampada verde. Che fa? Che c'è? L'albero genealogico? Sì. Silas, dov'è? La famiglia Hackett è da queste parti da molto tempo e ha radici profonde nel territorio. Niente. Guarda, tutto così pulito, disegnato, carino. Va, zoom. Devo scrivere una serie, è buio. Allora. Questi sono i tutti. Quello è Caleb e Kaylee. Robert, Amelie, Christopher, Travis, Jebediah, Constance è... Non è Hackett, sì, tra parentesi Hackett, perché sì, si sono sposati. Sì, 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 sì. E Constance è la donna, sì, la nonna che è morta. Sì. Ok? Jebediah è il papà. Sì. Quindi lei non era Hackett comunque. No. Però si è fomentata. Sì. E niente, hanno avuto Chris, Travis. Quindi Robert e Bobby. Sì. Poi Chris si è sposato con Amelia e ha avuto Caleb e Kaylee. Sì. E poi questi non li conosciamo. Francis. Septimus è lì. Ok. Annabelle. Quella a sinistra? Certo. Ah, minchia. Più che altro qui, minchia, questi hanno avuto un sacco di figli. Sì, era l'epoca. Era l'epoca. Più che altro. No, vabbè, effettivamente. No, la cosa interessante, carina, vedi, sono morti giovani. 1860, sì. 1880. Un sì, sacco sì, sono sì, morti sì, molto sì, giovani. Sì, era periodo proprio anche per questo, comunque. Più su non puoi andare. Guarda, è stronzo, non mi fa andare più su. Guarda, non mi fa andare più. Ecco. Non si vede niente. No. Non si vede, è sfocato. Guarda, è bastardo. Vabbè, niente. Che carino, pure il cuoricino ho fatto. Sì. Chi è che ha disegnato sta cosa? Ha messo pure i cuoricini. Vabbè. Ah, ok, questa l'hanno acquistato le carte. Le gabbie. Sì, va bene, posso vedere questa cosa, per favore? Queste gabbie elettrificate dovrebbero essere in grado di contenere Chris, Caleb e Kaylee nei giorni in una piena durante il periodo del campo, che richiesto la spedizione espressa per farle recapitare prima dell'arrivo dei bambini. L'ultima cosa che vogliamo sono altre vittime. Quando il campo sarà terminato non ci sarà bisogno di rinchiuderli. Forse potranno aiutarci a trovare il lupo bianco. Attenzione. Potrebbero sentire il suo odore, chissà, finché useremo il sangue non correremo pericoli. Ti, Travis, sì, va bene. Il lupo bianco. E se la strega fosse...
Lei sta... No, però no, perché aveva il bambino peloso in teoria, quindi non, non era lei che si trasformava. Però parlavo di matriarca. Infatti. Infatti, per quello. Io mi sto perdendo solo strada? No. Fastidio di inquadratura. Si vede un cazzo. Ok, the sun. Va bene? Eccola, guardala. Anzi che non è l'antiposo. Vabbè, ma grazie. Testata. Quanto le odio che parte il film a tradimento comunque. Dagli un cazzotto! No, il gatto non mi deve vomitare. Lei si è trasformata. Adesso basta giocare, ragazzina. Quali... brutto stronzo. Perché i riflessi? Nessuno fa niente. Va bene, forse non ho abbastanza argento per ucciderti. Ma scommetto il cazzo che posso farti soffrire. Ma... non ho reagito a niente. Tutto lo sfondo. È un uomo anziano, io super potente. Cioè. Anzi che non gli ho fatto volare la testa. Attacca, scoppialo, distruggilo. Sta famiglia, porca puttana. Solo Travis si deve salvare. Solo Travis. Esatto. Vabbè, con loro otto. Però in teoria ho usato l'argento per sparare. Non lo so, penso di sì. No. Emma, quindi Dira, giusto, Nick. Giusto, ha sparato, giusto, giusto. Forse se non era se non sparavi succedeva qualcosa. Esatto. O forse si alza lo stesso, non è morto. Mortissimo. Notare che lui è rimasto nudo per tutto il gioco comunque. Sì, sì. Hey! No, no! No, lui no. Lui no! Lui è santo. Lui è santo. No! 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 Parlagli. Ferma! No, lui no, povero, lui è santo. Potremmo fermarci. Ma manca poco. È il penultimo capitolo, no? Siamo sicuri che manchi poco? La matriarca neanche è apparsa, a meno che non fosse lei che fosse fatta sparare in faccia, che sarebbe un po' anticlimatico. Non credo, apparirà la matriarca. No, anche cosa. Perché si trasformerebbe, mica lo puoi controllare in teoria. Infatti. Cioè, non puoi scegliere se trasformarti o no. A meno che non ci sia una medicina povero, segreta, non avrebbe. Poverino. Cioè, no, colpa tua! Io non ho fatto potevo niente. Scappare! No, no. E invece l'ho traumatizzato. Stronzo. Ma quello stronzo non cosa? Non dovevi neanche fargli. Fuori la pistola. Ma non cioè. È colpa di quello stronzo se sua moglie era stupida. Gli è comunque scoppiato la moglie. Che vuol dire? È ovvio che ti odia. Sì, penso quando sono cresciuti questi, cioè... Sì, no, vabbè, no, la cosa più stupida è che non hanno tolto il fucile, cioè, questa è una minchiata.
Ma anche lui che ti spara alle spalle, lo incroci? Aspetta. Sì, anche perché non è che dice un vecchio senile. Scappare. Non è un vecchio senile, andava in giro a sparare licantropi, per cui era abbastanza sveglio comunque. Doveva badare ai licantropi e al figlio un po' scemo, per cui insomma... Sì, comunque, Bobby e Travis non si toccano. No, Bobby e Travis, Bobby e Travis non si toccano. Chris può andare a fanculo. Esatto. Lui è il suo ascesso. Sì. Ma Bobby e Travis si devono salvare.